Sì, sono in corso di esecuzione degli interventi sulle strade bianche del nostro territorio, strade che hanno una grande importanza e che è per noi un grande impegno mantenere perché sono un valore aggiunto dal punto di vista paesaggistico al nostro territorio. L'intervento consiste nella rifioritura stradale con pietrisco di cava del fondo appunto stradale e con il livellamento dell'asse stradale con la chiusura ovviamente delle buche e la ripulitura delle fossette stradali. L'intervento è un intervento da circa 30.000 euro che prevede appunto la sistemazione della strada di Pavelli, via Argini dell'Arno dove ci troviamo adesso, Ripalta e San Donato. Un intervento che si inserisce all'interno di un intervento di manutenzione più ampio delle strade comunali di circa 270.000 euro che ha visto dai primi mesi di quest'anno l'avvio dei lavori, che ha riguardato 150.000 euro di asfaltature già concluse, 40.000 euro di messa in sicurezza stradale con la posa in opera di guardrail nei tratti critici del nostro territorio e con 50.000 euro di asfaltature. Principalmente avvenute nel tratto di nel territorio di Fine Valdarno, in via della Comunità Europea, in piazza Caduti di Chiandalbero e San Donato in Avane. Per quanto riguarda Matassino, via Mendola e via Levi, per quanto riguarda Incisa, via Fratelli Rosselli, piazza Mazzanti e via Dante Alighieri. Quindi un intervento importante anche per quest'anno che impegna l'amministrazione appunto nel mantenere questa grande estensione di strade comunali che fanno parte del nostro territorio.